Bene, ben ritrovati. Oggi parliamo di Equitalia e in particolare quindi di un recente comunicato stampa emesso da parte della stessa Equitalia, dove chiarisce alcuni aspetti collegati ad un problema molto ricorrente, quello della cosiddetta rateizzazione delle cartelle. Beh, intanto quindi si parla di rateizzazione quando il contribuente evidentemente non può far fronte in un'unica soluzione al pagamento di quanto scritto sulla cartella e quindi intende sfruttare la cosiddetta rateizzazione, cioè rateizzare l'importo iscritto a ruolo. C'è da dire che rispetto al passato, per fortuna, quindi dopo tanti fatti clamorosi, dolorosi accaduti, anche l'Equitalia è andata un po' incontro certamente di più rispetto al passato nei confronti del contribuente. Ed lo ha fatto con diversi aspetti che andremo appunto, sia pure in sintesi, ad esaminare. Uno certamente tra i maggiori è quello della rateizzazione. Rispetto al passato vi è certamente una maggiore predisposizione alla rateizzazione. Basti pensare che se l'importo iscritto in cartella non supera i 50.000 euro, per ottenere la rateizzazione è sufficiente una semplice richiesta ad Equitalia e non è necessario fornire nessun tipo di documentazione. Addirittura di recente è stata data la possibilità al contribuente, mentre prima si poteva rateizzare fino a un massimo di 6 anni, quindi 72 rate, oggi addirittura, se vi sono delle condizioni particolari di difficoltà da parte del contribuente, in questo caso da dimostrare, si può addirittura arrivare a una rateizzazione di 10 anni, quindi ampia disponibilità da parte di Equitalia. Altra cosa molto importante è che è stata chiarita di recente anche la possibilità, giusta del resto, da parte di Equitalia di quindi poter concedere la compensazione al contribuente. Il caso, immaginate, di una ditta che ha fatto delle forniture ad un ente pubblico, non è stato pagato, bene, quei crediti di natura commerciale possono essere compensati con gli importi iscritti a ruolo. Nel caso di specie il contribuente si rivolge alla ditta, nel caso di specie, direttamente quindi agli uffici Equitalia, i quali provvederanno ad attivare la procedura per la riscossione. Altra cosa molto importante, qualora si riceve la cartella Equitalia, quindi può anche verificarsi il caso in cui che l'importo non sia dovuto, quindi che si tratti di un mero errore. Bene, nel caso di specie, quindi si può intervenire direttamente presso gli uffici di Equitalia, che possono anche provvedere autonomamente e direttamente alla sospensione in attesa di verifica della problematica sottoposta da parte del contribuente. Ma non solo rateizzazioni abbiamo, quindi nel corso del comunicato sono stati anche un po' chiariti alcuni aspetti che certamente rispetto al passato si devono accogliere in modo positivo e sono quindi soprattutto le tutele. Quante volte abbiamo assistito a dei fatti dolorosi che hanno spinto quindi a degli estremi e gesti da parte di contribuenti che si sono visti ipotecata e quindi venduta la casa di abitazione. Bene, da qualche anno, per effetto di alcuni interventi legislativi, cosa molto importante che occorre ribadire, non si può più quindi pignorare la casa che rappresenta l'abitazione principale del contribuente. Quindi io la mia casa, sia pure ho dei debiti, non potrò mai vederla venduta da parte quindi di Equitalia o da chi che sia. Questo è molto importante e quindi rappresenta una certa tutela per il contribuente. Fra l'altro ricordiamo quindi che se la prima casa non può più essere pignorata, potrebbe essere invece ipotecata, ma unicamente per importi di debiti superiori a 20.000 euro. Altra cosa molto importante da ribadire è che per quanto riguarda gli altri immobili, cioè colui che non ha soltanto la prima casa ma ha due o tre case, sugli altri immobili invece ovviamente è possibile il pignoramento e quindi la vendita all'asta dell'immobile, ma unicamente nel caso in cui si tratta di debiti superiori a 120.000 euro, quindi anche in tale circostanza tutele da parte quindi di Equitalia nei confronti dei contribuenti. Ultima cosa, anche per quanto riguarda l'eventuale fermo quindi che può essere effettuato da parte di Equitalia, quindi rispetto a quelle che è l'autoveicolo, no? Quindi allora nel caso di specie ricordiamo che non può essere effettuato il fermo qualora nel caso di specie l'autovettura rappresenta un mezzo strumentale, quindi pensiamo a un agente rappresentante di commercio la cui autovettura è un mezzo strumentale, non potrà mai essere praticamente quindi fermata. Cosa ancora quindi sullo stesso tenore è l'eventuale
Nel caso di stipendi, quindi capita, quindi che venga effettuata una trattenuta, bene, anche qui maggiori tutele nei confronti dei contribuenti, dove le trattenute effettuate eventualmente per debiti nei confronti di Equitalia possono essere effettuate unicamente nei limiti quindi dell'ammontare dello stipendio e dei redditi del contribuente, quindi ampie tutele nei confronti del contribuente. Bene, anche oggi abbiamo concluso questa edizione, grazie, arrivederci.